Jupiter Jones. Valutation. Valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Valutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha il compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. 27 gennaio, giornata della memoria per non dimenticare la Shoah. Pregherei la regia di Giovanni Stoppa di far vedere il primo contributo della giornata. 27 gennaio, giornata della memoria. Solo quando nel mondo a tutti gli uomini sarà riconosciuta la dignità umana, solo allora potrete dimenticarci. Condivido con questa osservazione certe critiche. La dignità umana tuttora viene calpestata. Va bene che 78 anni fa c'era uno scenario differente. Purtroppo quel pazzoide di Hitler, quel paranoico, aveva fatto uccidere tanti ebrei, ma tant'è. Oggi vi porto a conoscenza di un fatto inaudito. Avevo questo video in ghiacciaia. Io ogni tanto faccio una ricognizione nella mia ghiacciaia per pulirla, per conservare atti, documenti importanti. Io ogni tanto mi accorgo o che per motivi di tempo o per distrazione certi fatti non li porto alla vostra conoscenza. L'INPS, un istituto che eroga soldi pubblici senza effettuare i necessari preventivi controlli. Basta vedere cosa succede con il famigerato reddito di cittadinanza. È una vergogna, credetemi. E qui io me la prendo con i vertici statali. Spesso il pesce puzza dalla testa. Un dirigente deve evitare queste storture. Prestate attenzione. Danno pensioni sociali a parenti di persone che sono in Italia. In questo caso mi sembra che si tratti di una donna ucraina che aveva fatto venire i genitori, poi questi ultimi erano ritornati in Ucraina. Si tratta di una pensione di circa 500 euro al mese. Adesso dal filmato capirete meglio cosa prevede la legge, cosa dice l'impiegato dell'INPS, che vi fa capire che loro non sono in grado di effettuare le verifiche. Queste ultime sono delegate ai carabinieri, alla Guardia di Finanza. Ed è per questo che da 2 anni migliaia di truffaldini italiani e stranieri ne hanno approfittato. Come puoi tu, INPS, ufficio pubblico, dare soldi senza controllare prima? Ma è una vergogna. Bastava una domanda. Io non l'ho fatta fare neanche a mio figlio, perché mi siete con me, non ha diritto. Oggi in Italia non puoi essere corretto, devi essere furbo, altrimenti ti ridono addosso. Io metterei in conto questi soldi al responsabile dell'ufficio competente. Ma come, tu dai per anni soldi a gente che non è neanche in Italia? Perché la condizione per dare la pensione ai parenti della persona che sta in Italia
è soggetta a certe condizioni, devi stare in Italia, questi se ne vanno, ci hanno mandato per anni soldi a casa loro, ma vi rendete conto dell'assurdità? Io non ho parole, sono scandalizzato, lo confesso. Pregherei la regia di Giovanni Stoppa di far vedere questo video, dura qualche secondo in più, ma vi prego di prestare attenzione, è una vergogna, questo è il paese di Pappagone, non c'è nulla da fare, non ci sono controlli. E poi anche se li prendi, niente. Ti chiedono la restituzione di quanto indebitamente hai riscosso. Ma chi restituisce indietro i soldi che hanno avuto? L'Italia, credetemi, è un paese destinato a fare una brutta fine. Io da giorni parlo virtualmente con la Giorgia Meloni, con il dottor Nordio, con quelli del centrodestra che hanno vinto le elezioni, e dico che è l'ultima spiaggia, al di là degli ordini impartiti dalla Unione Europea, dai vincoli derivanti dal fatto che facciamo parte della NATO, dagli ordini che ci vengono impartiti dall'America. Noi abbiamo però da lavorare per le questioni nostre. Una questione che mi sta a cuore è quella relativa al presidenzialismo. Se questo governo fallisce, vi giuro, l'Italia va a fondo. Questa è l'ultima grande chance. Legge, lo straniero che vive in Italia e ha un reddito basso può farsi raggiungere dai suoi genitori. Se questi hanno più di 65 anni e non lavorano, hanno diritto a percepire, esattamente come gli italiani, un assegno sociale di 500 euro al mese, 5.830 euro l'anno, a patto che restino però a vivere stabilmente in Italia. Questa legge prevede che la pensione sociale venga sospesa a chi lascia l'Italia per più di un mese e revocata per sempre se l'assenza dura più di un anno. Ma i genitori di Olena, una volta ottenuto l'ok per l'assegno, sono tornati a vivere in Ucraina senza dire niente all'INPS e così hanno continuato a percepire illecitamente il denaro dal 2008 ad oggi. 417 euro al mese il padre, 447 euro la madre, per un totale di 68.852 euro e senza alcun timore di essere scoperti, perché Olena aveva pensato a tutto. Sentitela mentre al telefono rassicura la madre in Ucraina. Non è che vengono a controllare? Tranquilla, nessuno può sapere che non siete qui. Ok. Se mi chiedono dove siete, dico che siete in vacanza e se dovete presentarvi, venite in Italia in qualsiasi momento. Va bene. Nessun problema, dice Olena. Se vi chiedono di presentarvi, venite in Italia in qualsiasi momento. Ma quanto costano all'INPS tutte queste pensioni? In Italia beneficiari di questo assegno sono circa 56.000 stranieri. Così l'INPS, per garantire queste pensioni sociali, stanzia ogni anno circa 327 milioni di euro. Ma chi deve vigilare sull'erogazione di questi assegni? Com'è possibile che l'INPS abbia continuato per anni a versare soldi sui loro conti anche dopo che la coppia è tornata a vivere in Ucraina? Siamo andati a chiedere spiegazioni proprio all'INPS di Montesilvano, che per anni ha accreditato loro la pensione sociale. Sai che c'è stato un caso qui a Montesilvano di questa coppia di signori ucraini che ha continuato a percepire l'assegno pur essendo tornati in Ucraina? Forse sono, io credo che hanno. Ce ne sono tanti. Gli strumenti che l'INPS ha per controllare quali sono? Guardia di finanza e polizia comunale. Cioè non strumenti propri? I controlli, quindi, spetterebbero all'INPS, che però non ha alcuno strumento per verificare che chi incassa l'assegno viva davvero nel nostro paese. Se imponesse una cosa che ogni due settimane una persona si deve presentare fisicamente all'INPS, competente, per certificare che questo è qui, non è difficile. Una norma del genere dovrebbe essere fatta a livello legislativo. Non è che non ci siano i modi per controllare una roba del genere. Li chiamiamo una settimana qua per controllare cosa? Che siano fisicamente qui, che abbiano residenza effettiva in Italia. Non siamo mica i carabinieri che si va a firmare il foglio di presenza.
abbia pazienza. Non abbiamo i mezzi legati per fare, noi che abbiamo le manette, noi che abbiamo le mani legate, ci troviamo, quelli che troviamo. Quindi c'è tanta gente che ci marcia questa storia, poi sapendo che non ci sono controlli. Se mi chiedono dove siete, dico che siete in vacanza e se dovete presentarvi venite in Italia in qualsiasi momento. Va bene. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free di Internet. Avete ascoltato bene? L'impotenza dello Stato, l'assurdità, l'impiegato di Montesilvano, siamo in Abruzzo, che dice: noi non abbiamo mezzi, non abbiamo strumenti, quindi basta che un pinco palla presenta la domanda per avere la pensione sociale, per avere l'assegno di cittadinanza, e l'ufficio esegue senza fare alcun controllo. Non ho parole, siamo al delirio. Dice: ci pensa la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Ma se tu non intervieni, se tu non scrivi alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, non puoi pretendere che le forze dell'ordine, che hanno già i loro problemi, mettano ordine e fanno giustizia. Ecco perché io mi lamento sempre. Questo è il paese delle ingiustizie, non c'è nulla da fare. L'onestà, la coerenza, il rispetto delle regole sono degli optional. Ti devi adeguare ai furbi, se no la prendi sempre sui denti. Rispetto delle regole. Per esempio, io posso un domani a Rovigo, a Padova, andare in un campo dove ci sono bambini, dove c'è un parco giochi. Posso installarmi con delle tende. Se io lo faccio, non mi danno neanche il tempo di aprire la tenda. Vengono quelli della polizia locale, carabinieri, forze dell'ordine, guardia di finanza, e mi mandano via. Se invece ci sono profughi, nomadi, i famosi nomadi, come li vorrei chiamare, credetemi, in una certa maniera, ma non posso farlo, perché se non ti danno addosso, ti denunciano, quella gentaglia fa di tutto e di più. Ma come? Tu a Milano, vicino a un parco giochi dei bambini, consenti a sti nomadi di posizionarsi, di creare un vero e proprio accampamento abusivo, e lì non ci va nessuno. Se lo faccio io e Giovanni Stoppa, diciamo: dai, facciamo una goliardata, proviamo a mettere una tenda lì vicino al parco dei bambini.
ci massacrano, verbali, verbalini, si vestono di autorità. Come ha fatto? Come si è permesso lei? Non vede che ci sono i bambini? Poi gli stessi tutori dell'ordine se la fanno addosso quando hanno a che fare con quei nomadi che sono abituati a spadroneggiare, a fare quello che vogliono, a rubare. Io li ho avuti due volte. Maledetti che possano essere, loro e le loro famiglie, due volte ho avuto visite dei nomadi a casa mia. So cosa vuol dire. Pregherei la regia di offrire dai qualche contributo, grazie. Campeggio abusivo dei migranti, degrado senza fine a Milano, un campeggio vicino a un parco giochi. Ma sono migranti, sono migranti, sono nomadi, devi avere pazienza, devi sopportarli. E poi anche una delle giustificazioni delle forze dell'ordine, sapete qual è? Per non creare scompensi, per non creare allarmismi, per non sollecitare la reazione di questi quattro scagnozzi, se ne vanno. È come quando quel valoroso inviato di Striscia la Notizia, Brumotti, rischiando sulla propria incolumità con la sua bici, va fuori alla stazione di Milano, nelle varie zone periferiche, a scovare quei quattro cialtroni che smerciano droga. Se lo fa Brumotti, come dico io da anni, perché non lo fa sistematicamente la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza? Manca la volontà e manca anche, diciamolo, la legge che possa punire severamente questa gentaglia, perché li prendi e il giorno dopo sono fuori. Ecco perché io confido in questo governo di centrodestra, al di là dei lacci, lacciuoli della Unione Europea, della NATO, ma le cose interne nostre le dobbiamo risolvere. Giorgia Meloni, devi fare pulizia. La gente ti ha votato anche per questo. E valga il vero, dai, anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.